Siamo a Magione, in pista. E vi chiederete perché? Facciamo un passo indietro. Non tanto tempo fa sono stato sfidato da un videogamer, Frax, nella prova di un gioco di simulazione di guida. E gli appassionati del genere, diciamo che non si sono risparmiati nei commenti. Ho ricevuto migliaia di insulti. Ho pensato di fargli da insegnante, in modo che imparasse a guidare sul serio. In realtà c'era già stato un precedente, al Motor Show di Bologna, con la gamma Ford Performance. Ma Frax aveva guidato solo su strada, non era ancora pronto per la pista. E quindi, sempre con Ford, siamo tornati in pista per fargli da insegnante. Ecco, è già in ritardo. Vabbè che siamo all'università, ma il quarto d'ora accademico è già passato. Già, perché, come dice il nome, alla Ford Driving University si frequentano corsi di teoria sulle tecniche della guida sicura e sportiva per passare alle esercitazioni pratiche sull'asfalto, con prove pensate proprio per far sentire nella realtà le reazioni di un'auto e trasformare in automatismi i consigli dei piloti professionisti che fanno da istruttori. Siamo qui per far vedere a Frax che non basta avere la patente per imparare a guidare, che bisogna studiare, applicarsi. Vediamo se accetta la sfida. In questo esercizio vengono montate delle coperture in teflon sulle gomme posteriori per imparare il controsterzo. Ma oggi guido? No, oggi no. Qui invece si imparano a gestire i trasferimenti di carico sotto stress con il cardiofrequenzimetro. Ma allora guido? No, oggi no. Ma allora guido, Giulia? No, oggi no. No. Per insegnare a Frax a guidare non basta un insegnante, servono anche tre maestre. La Mustang, a trazione posteriore. La Focus ST, a trazione anteriore. E la Focus RS, 4x4. Ho iniziato a fare questo mestiere tantissimi anni fa, proprio con la Ford. Poco tempo fa ho guidato una Ford Focus RS. Mi ha fatto tornare la voglia, l'emozione, quel qualcosa di adrenalinico che viene fuori quando si prova un qualcosa di perfetto. Ed è uscita fuori un'idea strana, costruire la Ford Driving University. È un qualcosa che permette a tutti gli acquirenti della gamma Performance di poter accedere gratuitamente a un corso di guida in pista. Impareremo a guidare le auto a trazione anteriore, posteriore, integrale, fare una staccata, un inserimento in curva, una traiettoria, le accelerazioni, un sovrasterzo di potenza, guidare una macchina a 360 gradi. Questo è possibile grazie alla gamma Performance e alla Ford. Ma posso guidare? No, oggi no. Insomma, abbiamo visto cosa significa controllare una macchina nella guida sportiva. Te la senti di farlo anche tu? Certo che me la sento, anzi finalmente direi, insomma, quindi dopo una giornata del genere. No, al massimo guidi al ritorno.